Yorkshire pudding, ragazzi, sono una figata pazzesca perché sono ottimi sia dolci che salati. Mamma mia, una cosa spettacolare. Andiamo a farli velocemente, vediamo quali sono gli ingredienti, perché la domenica è uno di quei giorni in cui uno ha voglia di stare lì a pastrocchiare, poi arrivano queste giornate un po' così, un po' frescoline. Allora, andiamo subito, veloce. Abbiamo bisogno di 4 uova, poi 20 grammi di zucchero, perché come vi dicevo possono essere sia dolci che salati, però la base ci vuole, un pochino di zucchero ci vuole. Poi 200 grammi di farina 00, farina comune, poi 200 ml di latte, latte fresco intero, latte scremato come volete, e poi un pizzico di sale, poco, un pochissimo. Un ingrediente importante, olio di semi di arachidi, perché abbiamo bisogno, poi dopo lo vediamo durante la preparazione, e poi sbrem, questa storia qua, che sono, diciamo, presente, ok, lo sapete, per fare i muffin, proprio faremo tutto quanto qua dentro. 3, 2, 1, cominciamo la nostra preparazione, ma prima vai con la sigla, olè. La ricetta è davvero molto semplice, è inglese quindi non poteva essere altrimenti, però è buona, sono buoni, quelli veri originali non sono quelli che sto facendo io oggi, questi che sto facendo io oggi sono una versione diciamo casalinga, perché quelli veri originali sono grandi quanto un piatto, comunque questi per me sono spettacolari e quindi vi consiglio di farli. Mettiamo le 4 uova intere all'interno di un brick, vi aggiungiamo lo zucchero e con la frusta elettrica, in questo modo cominciamo ad emulsionare bene il tutto. Praticamente dobbiamo far sì che lo zucchero si sciolga, non dobbiamo andare oltre. Aggiungere anche il sale, vedete, non dobbiamo proprio far sbiancare le uova, montarle, una cosa molto rapida, molto veloce. Poi si aggiunge il latte, mi raccomando, con la velocità non fate danni, non sporcate tutto quanto. Ecco, l'unica accortezza che bisogna avere è quella di aggiungere la farina. Come bisogna aggiungerla? Due metodi. Il primo, quello più facile ma anche quello più pratico, è quello di setacciare prima tutta quanta la farina, dopodiché un cucchiaio alla volta inserirla all'interno del brick. Il secondo metodo è quello che sto facendo io, che è il più lento, ovvero prendo un cucchiaio alla volta, lo metto in un colino piccolino e la vado così a setacciare comunque tutta quanta all'interno del brick. Ecco, che cosa significa questo? Significa che prima di mescolare dobbiamo aver inserito comunque tutta quanta la farina all'interno del brick. Vedete? Adesso sto inserendo l'ultima parte di farina e non ho ancora mescolato niente. È tutta farina setacciata, come vi ho detto prima. Potete setacciarla tutta quanta da parte e poi inserirla tutta in una volta. Ok, vabbè, il concetto è chiaro. A questo punto si inserisce nuovamente la frusta. Mi raccomando, fate attenzione a non fare il danno. Ad intermittenza, accendi spegni, la facciamo andare fino a quando non si formerà una sorta di cremina, dopodiché non ci schizzerà più fuori tutto quanto. E voilà, per quanto tempo dobbiamo mescere, mescolare o emulsionare bene il tutto? Per un paio di minuti, 2-3 minuti, non dobbiamo mescolare o frustare per chissà quanto tempo. Diciamo che quando tutti gli ingredienti risulteranno perfettamente amalgamati, abbiamo ottenuto questo risultato, è pronto. Coprire quindi con pellicola trasparente e mettere in frigorifero a riposare. L'ideale sarebbe 3-4 ore, quindi magari lo preparate la mattina, poi domenica pomeriggio sbrem li fate. Ma potete farli anche la sera del giorno prima per poi cucinarli il giorno dopo. Il giorno dopo è maturato ancora meglio l'impasto e risulteranno ancora più buoni. Trascorso il tempo di riposo, con una frusta dagli un po' una mezza botta, perché alcune parti potrebbero essersi anche leggermente divise, quindi dobbiamo rendere il tutto bello omogeneo. Quindi nei vari buchi dello stampo del muffin inserire un paio di cucchiai di olio di semi di arachidi. Non vi preoccupate per la quantità di olio, può sembrare tanto, 2 cucchiai, ok, tranquilli, perché a fine cottura l'olio lo troveremo ancora all'interno degli stampi, ok?
quindi non assorbono tantissimo olio, contrariamente a quello che uno può pensare. Un po' come nel vero fritto, no? Quando si fa il fritto, uno pensa che cucina con poco olio è meglio, no? Invece più olio c'è, meno olio assorbe il prodotto. Mettere dunque la teglia all'interno del forno preriscaldato a 190 gradi per 15 minuti. Trascorsi i 15 minuti, l'olio e la teglia avranno raggiunto la temperatura desiderata. Ora, avete capito perché dobbiamo utilizzare un olio che resiste bene alle temperature, quindi che ha un alto punto di fumo, proprio per evitare che si sviluppino quelle sostanze tossiche che sviluppa l'olio quando comincia a fumare. Dopodiché versare il composto all'interno degli stampini, diciamo, così insieme all'olio. E come potete vedere, l'olio lo abbraccia e già comincia qui all'interno degli stampini la sua prima fase di cottura. Con queste dosi che vi ho dato, ve ne verranno fuori esattamente 12. Quindi distribuite bene il composto in tutti quanti. E ora parliamo della cottura, sia forno statico che forno ventilato, sempre 190 gradi. Quello che cambia è il tempo di cottura. Per il forno ventilato dai 20 ai 22 minuti, per il forno statico fino a 25 minuti, ok? Dai 23 ai 25 minuti. E voilà ragazzi, sono pronti, guardate che meraviglia, che spettacolo, ma che cosa non è? Ma che cosa non è? Sono fantastici perché sono ottimi sia per il dolce che per il salato. Per esempio, io oggi farò una realizzazione, li metterò dentro del caprino e della bresaola, ok? Per fare, diciamo, un antipastino salato. Ma si può mettere anche, per esempio, dentro della Nutella, si può mettere dentro della marmellata, della crema pasticcera, della panna montata, poi mettere magari sopra un pochino di zucchero a velo. E sono davvero davvero fantastici. Come potete vedere, come vi dicevo nella fase iniziale, l'olio poi rimane lì, ok? Quindi io li tiro via subito, li giro, li metto su una teglia e l'olio se ne sta lì bello all'interno della vaschettina. Ragazzi, va bene, va bene, va bene. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace che per me è molto ma molto importante. Inoltre vi ricordo che sul sito internet trovate tutte quante le mie video ricettuzze e che in tutte le librerie e in tutti gli store online è disponibile il mio libro La cucina per tutti di Stefano Barbato. Ebbene, yes. Ragazzi, gli algoritmi di YouTube richiedono un'azione concreta da parte vostra perché altrimenti qui si va da nessuna parte, ho bisogno dei mi piace, delle condivisioni, dei commenti per far crescere il canale. Mi volete bene? Datemi una zampetta. Lo chiedo mucho e alla prossima. Bacioni, ciao! Ragazzi, guardate che bello che è. Facciamo subito. Stai vicino, stai vicino, stai vicino, stai vicino. Guarda, guarda, guarda. Vabbè, questo è. Mamma mia. Che delizia. Cioè, si può mettere dentro quello che uno vuole, un po' come i boulevard. Si può mettere dentro un patè di tonno. Sono dolci, salati. Metti la crema pasticcera, zucchero davvero. Un po' di Nutella per la colazione, fantastico. Ragazzi, mamma mia, queste sono quelle cose della domenica, eh. No, non importa, rimango bello sporco perché. Alla prossima video ci vediamo, sai come si fa? Parapapapà mi va a mangiare, ho fame. Ciao, vieni qua, vieni qua.